Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Anche questa settimana parliamo di Covid, ma ne parliamo in una prospettiva economica, perché vogliamo accendere i riflettori su uno dei comparti trainanti dell'economia della regione Abruzzo, vale a dire il mondo dell'agroalimentare, dell'industria, della produzione agroalimentare, delle prospettive che si aprono o che si chiudono, a seconda dei punti di vista, nel nuovo mercato che si sta delineando su scala internazionale post-Covid, sperando che davvero siamo in un'epoca post-Covid in cui, oltre alla ripresa della vita in tutte le sue articolazioni sociali, ci sia anche una ripresa economica di settori come quello agroalimentare, che se non hanno magari subito una influenza diretta del ciclone economico Covid, hanno sopravvissuto in qualche sono riusciti a sopravvivere in qualche misura, non si sono mai fermate le attività agricole, però hanno ora davanti scenari che sono radicalmente cambiati in tutto il mondo. Allora, le aziende abruzzesi, anche le grandi aziende abruzzesi, sono nelle condizioni di cogliere le sfide della internazionalizzazione, i nuovi scenari? Ne parliamo con interlocutori di prestigio, anche la pretesa in questa trasmissione di inquadrare degli strumenti di supporto alle aziende grandi, medie e piccole del mondo agroalimentare abruzzese proprio per fronteggiare questa nuova fase. Quindi penso che verranno fuori non soltanto discussioni, ma anche soluzioni dalla trasmissione di questa sera. Io saluto e ringrazio intanto il dottor Michele Borgia, presidente della BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo. Salve, buonasera. Buonasera, vediamo la buonasera ai nostri telespettatori, non registriamo propriamente di sera, quindi diamo anche il buongiorno alle persone che stanno per collegarsi tra poco sulla nostra piattaforma Zoom. In studio c'è anche con noi il presidente di Cantina Tollo, Tonino Verna. Buonasera ai Buonasera. nostri telespettatori da parte di noi che siamo in studio, e diamo il saluto anche a chi è collegato da remoto su Zoom. Abbiamo Marco Mancinelli, responsabile dei crediti agrari Crea Banca, che è collegato appunto con noi in uno dei Buonasera. due riquadri, quello a sinistra. Buonasera anche da Buonasera. parte sua, credo. Quindi noi diamo la buona giornata, naturalmente. E sul lato destro abbiamo Giuseppe Cetrullo, dottore commercialista, esperto di interventi agevolati. Un saluto anche a lei, benvenuto. Buonasera a tutti. Eccoci, allora io inizierei, prima di entrare nel merito degli strumenti che vengono messi in campo per sostenere le imprese in questo periodo particolare per l'economia globale, intanto facciamo una fotografia del momento, io direi. Sborgia, lei è un economista, oltre che peraltro riconfermatissimo presidente di un importante istituto di credito di questa regione, 629 voti su 29 voti validi, quindi consiglio direttivo della BCC Abruzzese eletto all'unanimità, una lista di candidati che ha ottenuto il consenso totale da parte dei soci lo scorso 30 aprile nell'Assemblea. Proprio, ecco, in riferimento anche al momento che vive l'istituto di credito, insomma, le lenti con cui state osservando l'economia di questa regione, in particolare il settore agroalimentare, sta iniziando un po' a rifare capolino la parola fiducia dopo mesi che hanno portato anche alla depressione, molte imprese, molti imprenditori della nostra regione. Dunque, la parola fiducia in questo momento è divampante perché c'è la prospettiva attraverso i vaccini. Adesso dico delle cose abbastanza scontate perché vado su un campo che non è propriamente quello dell'economista, ma è quello dello psicologo sociale. C'è una fortissima aspettativa per le prospettive di recupero che sembrano delinearsi. Di fatto abbiamo alle spalle un anno e mezzo in cui il settore della distribuzione, in particolare della piccola distribuzione commerciale, ha subito contraccolpi veramente molto molto negativi. A vantaggio magari di altri settori, sempre del commercio,
ma la distribuzione fatta da piccoli operatori tuttora dovrà riorganizzarsi in maniera profonda se vuole avere l'aspettativa di poter avere un futuro. Dal nostro punto di vista questa cosa la intravediamo anche perché alcune disposizioni di legge che hanno consentito alcune moratorie non ci consentono ancora di percepire in maniera precisa i danni che la pandemia ha provocato, danni che noi registriamo nel momento in cui i clienti affidati cominciano ad avere difficoltà a rimborsare il capitale e noi riusciamo a tracciarlo. Adesso ci sono ancora questi ombrelli rappresentati dalle disposizioni di legge che hanno consentito agli operatori di ritardare le fasi in cui rimborsare i capitali presi in prestito e quindi noi non abbiamo una percezione ancora diretta, come dicevo prima, però di fatto è percepibile una voglia di rilancio, una voglia di, così, di rivalsa e ci auguriamo che tutto sia fatto anche alla luce dei nuovi scenari che con la pandemia comunque si sono verificati, il sistema è cambiato, si è strutturalmente modificato. Oggi ci troviamo di fronte a una fase in cui anche la grande distribuzione è stata di fatto messa in subordine dalla distribuzione fatta attraverso i colossi della distribuzione a domicilio. Quindi la piccola distribuzione anni fa fu messa in discussione dalla grande distribuzione, oggi i colossi della distribuzione a domicilio hanno messo in serie difficoltà anche la grande distribuzione e quindi questo è un dato da cui ripartire, è un dato inconfutabile con numeri che vedono i colossi della grande distribuzione a domicilio fare sviluppi pazzeschi in termini di fatturato, in termini di crescita di valore delle loro azioni e di credibilità sui mercati. Anche le preferenze del pubblico si sono nettamente spostate in questa direzione ed è un dato oggettivo questo, difficile anche da confutare. Ciononostante noi con la nostra articolazione territoriale dobbiamo cercare di capire quali sono gli strumenti attraverso i quali comunque garantire la continuità dei piccoli operatori che hanno la possibilità di recuperare, b, non opporci ad un'evoluzione che volenti o nolenti c'è stata in questo frangente, cercare di far sì che le nuove vocazioni, le nuove opportunità siano sostenute e auspicabilmente sorrette anche da interventi finanziari che ne consentano lo sviluppo. Prendo spunto, Tonino Merna, proprio dalla giusta sottolineatura che è stata fatta dal Presidente Borgia sul tema della logistica. Proprio è emblematico di una trasformazione che è avvenuta in pochi mesi, non soltanto per l'agroalimentare, ma credo anche per l'agroalimentare. Per la vitivinicoltura in particolare, che mesi sono stati e come è cambiato così radicalmente lo scenario prima e dopo l'impatto della pandemia, Presidente? Buonasera a tutti. Sicuramente l'introduzione fatta dal Presidente Borgia è un'analisi molto molto 360 gradi completi di tutto quello che è successo dal 1 marzo del 2020 a quello che stiamo vivendo ancora oggi. Speriamo che con la prosecuzione delle vaccinazioni e tutto quello che abbiamo visto e vissuto, che veramente a me anche dal punto di vista della mia professione medica ha lasciato dei segni importanti, non dimenticherò mai i camion militari dei morti a Bergamo e quindi tutto questo comunque dobbiamo pensare positivo e quindi rinnovare quel termine che ha usato sia il direttore che il presidente, dobbiamo incutere fiducia o credere nel domani. Sicuramente la trasformazione che precisava il presidente della BCC è una precisazione importante. Quando 30 anni fa si passava dal negozio di prossimità alla distribuzione organizzata e poi da 10 anni scarsi si sta passando alla consegna attraverso i servizi a domicilio delle organizzazioni moderne dell'e-commerce. Sicuramente le imprese vitivinicole, ma tutto quello che è agroalimentare,
hanno dovuto fare ricorso a questo servizio, che è un servizio che oggi, se andiamo a fare i conti in senso pratico, vediamo ha attutito le probabilità di non poter continuare la propria attività a tantissime aziende. Però questo concetto, forse dal punto di vista dell'agroalimentare, è importante, ma ci manca la cosa fondamentale, ci manca il contatto umano, perché l'agroalimentare è determinato dall'uomo che produce dalla terra, cioè dal nulla, i prodotti della frutta, dell'ortaggio, del vino, e quindi l'attore uomo è importante. Allora, se in questo passaggio noi possiamo fare tutte i webinar che vogliamo con i nostri importatori americani, canadesi, cinesi, russi, tutto quello che vogliamo, però il contatto della degustazione viso a viso e quindi quelle caratteristiche che il prodotto vino, che è un prodotto vivo, non è un pezzo d'acciaio, non è un pezzo di travertino, è un prodotto vivo, sicuramente ci manca. Ed è quello che fa fare la scelta, non solo dal punto di vista delle denominazioni o dei prestigi dei blend, ma quello che ti permette di fare un discorso di qualità, perché la qualità non si può percepire via etere, la qualità si percepisce viso a viso, quando ci si incontra, quando intorno a quel bicchiere di vino o a quel pacco di pasta o quello che vogliamo, c'è una storia dietro del territorio, e quindi il territorio oggi ha bisogno di riacquisire quel prestigio e quella centralità, sì, necessaria ai fini di vincere la scommessa che le aziende piccole, medio piccole e anche grandi hanno vissuto in questo periodo. Io parlo per la mia azienda che mi onoro di rappresentare. È un'azienda che in questo anno e mezzo non ha fatto un giorno di cassa integrazione, non ha interrotto un giorno il lavoro, sicuramente ha investito tantissimo, perché per la mia visione anche medica, creare un cluster all'interno dell'azienda significava bloccare tutto, quindi io non mi sono risparmiato e con questo ci ho fatto anche un'assemblea in videoconferenza con i nostri soci. Noi non dobbiamo pensare se questa operazione, ai fini della preservazione dell'integrità della salute dei nostri dipendenti e della struttura, spendiamo X o Y. Quella è la leva su cui noi dobbiamo spingere tantissimo, e in questo sono fiero e orgoglioso. Ad oggi abbiamo ottenuto questo grande risultato. Beh sì, ci sono poi tantissimi aspetti che vanno approfonditi proprio rispetto a quest'anno incredibile che un po' tutti noi abbiamo vissuto. Mi viene da pensare, ne parleremo, sul tema della internazionalizzazione che introduceva il Presidente Verna, il peso ancora delle difficoltà dello svolgere e-commerce con particolari stati che impongono delle accise che rendono poco conveniente l'acquisto dall'estero dei nostri prodotti di eccellenza, e su questo appunto vedremo anche come si potrà intervenire con il sostegno del mondo del credito o comunque di istituzioni che mettono a disposizione degli strumenti. A proposito del mondo del credito, un altro interlocutore importante della trasmissione di oggi, anzi diciamo un interlocutore che ha un punto di vista nazionale della situazione, è il dottor Marco Mancinelli, responsabile dei crediti agrari Crea Banca. Ecco, gli chiedo anche a lui, dal suo osservatorio, che anno è stato questo rispetto al rapporto che voi avete sempre mantenuto il più possibile direttamente con le piccole, medie e grandi imprese agricole del paese. Sì, buonasera a tutti. È stato sicuramente un anno molto molto complesso, un anno che potrei idealmente suddividere un po' in due fasi. Una prima fase che sicuramente è coincisa con l'inizio del lockdown, dove sostanzialmente c'è stato un rischio concreto di un
di un cortocircuito anche per quanto riguarda anche il meccanismo di erogazione del credito. Nei mesi di marzo e aprile sono stati mesi molto frenetici da un punto di vista anche normativo. Ricordo benissimo, c'era un susseguirsi di interventi legislativi a cadenza settimanale, quindi anche lato banca abbiamo fatto sicuramente fatica, insomma, a cercare di comprendere subito il nuovo contesto e cercare, ecco, di dare un supporto importante alle nostre imprese. Quindi sicuramente un primo semestre si è cercato appunto di arginare per quanto possibile l'effetto immediato dirompente del lockdown, e in questo primo semestre abbiamo anche osservato i primi effetti ovviamente di queste misure restrittive. Sicuramente c'è stato un fortissimo incremento di richiesta da parte della GDO, quindi della grande distribuzione organizzata. Appunto, in parallelo, sicuramente la distribuzione al dettaglio ha sicuramente sofferto da quel punto di vista. Ci sono stati sicuramente dei settori esposti o comunque a più alta vocazione turistica. Ricordiamo che comunque l'agroindustria, il settore agricolo è strettamente connesso anche ad altri settori, come ad esempio il turismo, dove appunto molte imprese agricole appunto fanno del turismo enogastronomico anche una leva importante del proprio business di riferimento. Ecco, queste sono le aziende che inevitabilmente hanno subito un po' l'impatto in maniera più forte rispetto ad aziende agricole o agroindustriali tradizionali. Il secondo semestre poi dell'anno è stato un semestre di sostegno importante, gli interventi sono andati gradatamente a regime, quindi si è andati anche ad accompagnare con il discorso appunto delle moratorie del credito anche gli interventi di erogazione con le garanzie statali, e quindi si è assistiti anche ad una domanda importante di accesso al credito. A livello macro possiamo sicuramente dire che la situazione è stata un po' caratterizzata appunto comunque da controparti che hanno subito fortemente, ecco, questo evento pandemico, ma sicuramente ci sono delle filiere produttive e qui mi sento di dire che non c'è stato neanche troppo un effetto macchia di leopardo a livello nazionale, ma ci sono state delle filiere produttive all'interno dell'agroalimentare sicuramente più resilienti, ecco, rispetto al contesto pandemico. Ad esempio, le aziende comunque del settore cerealicolo, quindi delle paste alimentari, delle conserve alimentari, hanno avuto ovviamente sicuramente molti meno impatti, perché pensiamo anche che il contesto generale dei consumi si è modificato, ecco, nel corso di questi mesi. Ovviamente si è ritornati anche in molti casi a preparare dei piatti, insomma, a casa, comunque delle pietanze che notoriamente, insomma, come abitudini di consumo precedenti, si era soliti, insomma, consumare, ecco, presso il settore dell'horeca, quindi il settore della ristorazione. Molti di noi li hanno preparati a casa, e quindi c'è stata una richiesta importante a livello di domanda per questi settori. Altri invece hanno subito un contraccolpo un po' più importante, sicuramente. Come diceva anche il presidente Verna, il settore vinicolo, che in molti casi era anche esposto, insomma, con il sistema dell'horeca, con il sistema della ristorazione, ha dovuto in brevissimo tempo orientarsi verso altri canali distributivi, che
che magari non erano praticati in precedenza, quindi insomma, passare da un settore dell'Horeca a un settore della GDO non è sicuramente semplice in un lasso di tempo molto molto breve. Così come molte aziende hanno dovuto comunque implementare un sistema di vendite online per essere un po' al passo con il contesto. Quindi diciamo che a livello macro, quindi a livello di agroalimentare, ci sono state sicuramente delle filiere produttive che hanno avuto un impatto molto meno evidente, direttamente correlato appunto al contesto dei consumi, ovviamente interni, domestici, perché ovviamente il settore dei consumi esterni ovviamente non è stato ovviamente alimentato, e ci sono state appunto delle filiere, sempre nel contesto agroalimentare, che prima, quindi ante Covid, essendo esposte verso alcuni settori distributivi come l'Horeca, come anche, settore diretta, anche direttamente esposti verso il settore turistico, che inevitabilmente hanno dovuto fronteggiare una situazione molto, molto pesante, ecco, dal punto di vista Certo. sia organizzativo che distributivo. Bene. Quindi abbiamo osservato, ecco, queste dinamiche. Grazie, grazie. È uno scenario, diciamo, che lei ci ha descritto, che è molto interessante per fotografare, insomma, come lo stesso fenomeno possa avere per alcuni aspetti positivi, addirittura per altri più o meno negativi. Dal punto di vista invece, delle imprese, poi sentiremo, subito dopo la pubblicità anche l'intervento del dottor Cetrullo, che ci spiegherà come i suoi clienti hanno vissuto, perché insomma stiamo parlando per esempio molto dal lato banche, vediamo dal lato clienti come si è vissuta questa annata così, complessa a dir poco. A tra poco dopo la pubblicità il dottor Cetrullo. Siamo tornati in studio, stiamo parlando delle sfide dopo il Covid per il settore agroalimentare abruzzese. In collegamento c'è anche il dottor Giuseppe Cetrullo, dottore commercialista, esperto di interventi agevolati anche nel settore dell'agricoltura. Insomma, i suoi clienti, in particolare quelli del settore, come hanno vissuto quest'annata così critica che ci stiamo, speriamo, lasciando alle spalle, dottore? Allora, io vorrei evitare di parlare ancora della crisi, cioè è questa crisi che un po' ci ha attanagliato per un anno e chiaramente ha lasciato degli strascichi importanti, però io guarderei al futuro, guarderei a quello che è accaduto dopo ogni grave crisi, pensiamo quella abusata del 29 oppure dopo le guerre mondiali. Cioè, c'è stato sempre un periodo di grossa ripresa e di grosso sviluppo. È chiaro che le aziende sono in difficoltà, però se si fermano ora non hanno possibilità di futuro. E allora l'unico, secondo me, l'unica strada da intraprendere è quella dell'investimento, cioè degli investimenti per innovare e per rendere più attraenti i prodotti, diciamo, da esportare e da internazionalizzare. Mai come in questo periodo, devo dire, ci sono degli strumenti che facilitano gli investimenti a tutti i livelli. Partiamo da incentivi minimi, magari quelli che hanno dato a pioggia in questo periodo per aiutare gli imprenditori, oppure quelli che sono stati previsti e quelli che verranno con il recovery fund. E attualmente appunto ce ne sono tanti e coprono un po' tutte le esigenze che gli imprenditori hanno. Io vorrei segnalarne uno, diciamo che nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, quelli classici sono quelli che fanno riferimento al PSR, all'OCM e diciamo gli interventi ministeriali. Ce n'è uno che è poco utilizzato in regione, uno strumento che è gestito da Invitalia e che mi costi in regione è stato utilizzato da grandi imprese quali la Dececo, la Fater, la Dompè, però da per esempio nessuna azienda vitivinicola. È vero che questo è uno strumento per grandi investimenti, cioè l'investimento minimo parte da 7 milioni e mezzo,
ma può essere realizzato anche attraverso un raggruppamento di imprese nella quale la proponente deve investire 3 milioni e le altre 1 milione e mezzo. Quindi, diciamo, oggi per realizzare o innovare in una cantina è un investimento facilmente raggiungibile. Però i contributi sono interessanti e importanti perché lo strumento prevede un contributo a fondo perduto, il contributo in conto interessi, il contributo conto capitale. L'intensità di aiuto è pari al 40% come contributo a fondo perduto, che raggiunge il 50% delle zone economiche speciali, le famose ZES, quando prima o poi verrà nominato finalmente il commissario diciamo, regionale di questo settore. Speriamo che venga presto perché le imprese abruzzesi stanno perdendo agevolazioni importanti per questo motivo. Questo strumento appunto copre fino al 75% dell'investimento tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato. Quindi Invitalia garantisce fino al 75%. Chiaramente il finanziamento agevolato va a ridurre la quota, erode una parte del contributo a fondo perduto. E questo incentivo è cumulabile con Industria 4.0. Le cantine ormai sono altamente tecnologiche, quindi realizzare Industria 4.0 in una cantina è estremamente, diciamo, semplice. E qui quindi sommiamo un'ulteriore agevolazione pari al 50% come credito d'imposta che viene utilizzato in 3 anni. Quindi parliamo di 40 più 50 e se attuiamo un accordo di programma, cioè per accordi di filiera superiore ai 20 milioni, possiamo utilizzare il programma Fast Track che prevede appunto la normativa. Che accelera la risposta alla domanda agevolata, in quanto Invitalia garantisce 60 giorni dalla domanda e coinvolge anche la Regione che cofinanzia il progetto dal 3 al 5% a fondo perduto. Quindi parliamo che l'investimento viene quasi completamente coperto da questa agevolazione attraverso vari strumenti. Recentemente vi è stata anche una modifica importante alla legge, perché si è permesso di investire in ricettività. Prima si parlava di enoturismo, quindi qui possiamo realizzare strutture ricettive all'interno, per esempio, delle cantine e creare del turismo che va dal mare diciamo, alle nostre attività vinicole e alla montagna, quindi si realizza quel collegamento importante sempre auspicato in regione. Bene, È chiaro sì. che bisogna presentare il progetto, bisogna strutturarlo, Invitalia richiede diciamo, informazioni. Importante ecco, l'apporto di capitale da parte del proponente che deve essere come dicevamo, del 25%, che però può essere di capitale proprio o anche, diciamo, preso a prestito dalle banche. E qui entra il sistema bancario che si è sempre dimostrato abbastanza, diciamo, sensibile a questi investimenti. Io ritengo che, appunto, questo strumento è stato utilizzato, per esempio, molto in Nord Italia. Nella regione Emilia-Romagna è stato appena presentato il 6 aprile un progetto da 115 milioni che raggruppa le varie imprese del settore vinicolo della regione appunto Emilia-Romagna. Caviro, che molti conosceranno, ne ha presentato uno di 10 milioni e sarà visto approvare con dei contributi anche importanti. Non comprendo perché appunto nella nostra regione questo incentivo è poco attenzionato. Sarebbe auspicabile appunto che anche la regione in qualche maniera facesse conoscere
uno strumento di questo tipo. Noi siamo qui per questo, dottor Cetrullo. Noi la ringraziamo perché insomma, ci ha dato delle informazioni concrete proprio rispondendo al mio appello. E ha parlato di uno dei tanti strumenti, peraltro, visto che sia il presidente Borgia che il presidente Verna prendevano appunti, quindi probabilmente è una cosa che verrà presa in considerazione, chissà, perché poi insomma c'è bisogno di questa sinergia tra le aziende e il mondo del credito. E di questo parliamo adesso, entrando nel cuore della nostra trasmissione, perché abbiamo detto noi non avremmo fatto soltanto un'analisi, ma avremmo prospettato delle soluzioni, in particolare rispetto alle sfide che le aziende della nostra regione dell'agroalimentare di eccellenza vanno ad affrontare sul mondo della competizione internazionale sempre più complessa, come diceva il presidente Verna. Allora, che cosa avete messo in piedi, presidente Borgia, e che cosa già è in atto sostanzialmente? Perché insomma, voi siete già partner insieme ad ICCREA di un meccanismo che sta sostenendo proprio la crescita di aziende, tra cui la stessa Cantina Tollo, ma non soltanto. Ci descrive, insomma, qual è il processo in atto. Intanto il processo in atto è stato quello di un riposizionamento merceologico, perché non dimentichiamoci che noi arriviamo alla crisi pandemica dopo 10 anni di crisi economica, quindi noi avevamo potuto tracciare le vicissitudini dei vari settori e con particolare riferimento a quello dell'edilizia e a quello del commercio, avevamo potuto ampiamente riscontrare che occorreva inserire, innestare nuova linfa andando a cercare operatori e sorreggere operatori che fossero in altre aree e in altri settori merceologici. L'agroalimentare è un settore di elezione per l'Abruzzo, perché l'Abruzzo, come diceva il presidente Verna, ha fatto una scelta molto saggia, che è quella dell'eccellenza, quella di scegliere la strada della sfida ad alto livello, puntare sulla qualità, cercare di posizionare i prodotti con maggiori marginalità, facendo investimenti importanti per riqualificarli continuamente e renderli quindi assolutamente apprezzati dai mercati. Questa è stata una delle ragioni per cui, percependo la capacità del settore di riprogettarsi, di in maniera molto flessibile riposizionarsi, abbiamo fatto la scelta di accompagnare, individuare con il CREA tutti gli strumenti che potessero rendere possibile questo riposizionamento, e lo abbiamo fatto anche sulla base di un dato, lo stiamo facendo tuttora, sulla base di un dato che storicamente ha dell'inverosimile, quello per cui in un momento di grande crisi sociale ed economica la disponibilità di liquidità delle banche, la nostra compresa, è diventata veramente importante se non imponente. Noi avremmo la possibilità di fare tantissimi interventi, cerchiamo di non sbagliare perché chiaramente disponiamo e gestiamo risorse di terzi, ma il problema della liquidità da utilizzare per fare questi interventi non c'è. Abbiamo quindi delle condizioni strategiche che in una chiave di lettura del bicchiere mezzo pieno ci consentono di guardare alle aziende più promettenti nell'agroalimentare, quindi con questa diversificazione che dicevo prima, con strumenti duttili che ci vengono messi a disposizione anche dalla capogruppo, che vanno sugli operatori che fanno attività diciamo in maniera cooperativa, e quindi parliamo delle cantine che aggregano N operatori e per conto loro sviluppano un'attività di trasformazione, di posizionamento sui mercati, ma anche sui singoli operatori, perché c'è la possibilità di intervenire sulla filiera. La filiera ha mostrato la resilienza di cui si parlava prima, mediamente l'ha dimostrata in tutta la sua composizione, e noi con il finanziamento dei conferimenti o con il finanziamento di esigenze specifiche delle cantine o con altre modalità che anche utilizzando le misure governative, perché le piogge quando ci sono e sono ben strutturate, ben calibrate, è giusto utilizzarle, cerchiamo di intervenire e stiamo intervenendo, devo dire, con nostra soddisfazione, con successo, con un contenimento del rischio che purtroppo non era garantito dal mantenimento delle posizioni sulle
sull'edilizia e sul commercio, settori su cui abbiamo avviato invece da tempo un'attività di de-risking importante, vendendo pezzi di partite anomale che purtroppo durante le fasi congiunturalmente avverse si sono stratificate e di cui ci stiamo pian piano liberando. Oggi abbiamo tutte le condizioni per dare al settore più promettente dell'economia abruzzese una buona spinta. Settore più promettente dell'economia abruzzese, insomma, Verna, siete considerati insomma degli ottimi partner da questo punto di vista, ma voi che tipo di interazione avete trovato in questa partnership con un istituto che è molto legato al nostro territorio come la BCC abruzzese e anche con l'ICCREA? Allora, io sono felicissimo dell'affermazione del Presidente Borgia che ci identifica come un partner di prestigio. Io oso dire, finalmente, anche le banche territoriali che hanno percepito che per dare un input totale a 360 gradi della ripresa economica post pandemica, ma anche se non ci fosse stata la pandemia, era quello di legare e valorizzare le eccellenze del territorio, che sicuramente, come ha detto il Presidente, fino a qualche anno fa erano le industrie della fabbricazione delle case, di altre attività. Quindi oggi io sono felicissimo che sia le BCC, in particolare la BCC Abruzzo di Cappelle sul Tavo, con la capogruppo ICCREA, stanno rivalutando su quale catena merceologica investire tutti questi soldi che in qualche modo la pandemia ha portato nelle banche e quindi in qualche modo, e come dice giustamente il Presidente, vanno investite in un settore che è meno rischioso, e quello che è meno rischioso è oggi, come in altre regioni vocate alla vitivinicoltura e all'agroalimentare in genere, è quella di nostro interesse. Quindi insieme a loro, perché oggi con la rivoluzione bancaria che c'è stata, abbiamo perso le casse di risparmio, abbiamo perso la Banca Popolare, e quindi oggi le BCC possono interpretare e raccogliere tutto quel problematiche più o meno grandi che si hanno quando c'è una rivoluzione industriale. Quella delle banche può essere definita una rivoluzione industriale, dei disguidi che stanno succedendo in questi giorni anche da parte dei nostri soci, che ci vengono a dire che ci sono problemi per il passaggio da una banca all'altra. Quindi in qualche modo oggi io penso che tutte le BCC con la capogruppo ICCREA deve venire in aiuto e in soccorso per trasformare una regione che è definita del sud ma che ha tutte le caratteristiche per insediare un ruolo di prestigio nell'agroalimentare, specialmente perché il nostro territorio, che in 40 minuti si va dal mare alla montagna attraverso queste colline splendide assolate, che qualsiasi prodotto si fa da solo ed è un'eccellenza, quindi soltanto la mano dell'uomo può migliorare e cercare attraverso la tradizione e l'innovazione culturale e tecnologica, perché non ci scordiamo che nel mondo del vino negli ultimi 20 anni c'è stata una rivoluzione a spese dei produttori importante, dove non abbiamo avuto grandi assistenze da parte degli enti di credito. E delle istituzioni. E delle istituzioni, perché abbiamo fatto una rivoluzione qualitativa e anche tecnologicamente diretta, anche prima che oggi diventasse il mantra di tutte le rivoluzioni verso l'agricoltura sostenibile. Noi abbiamo investito in risorse umane attraverso una assunzione di agronomi ed enologi su tutto il territorio, da determinare quella qualità, quell'eccellenza di prodotto che possiamo sfidare anche i più blasonati marchi del nord Italia e anche europei. Quindi innovazione dal punto di vista della
formazione della cultura dell'enologia attraverso agronomi ed enologi, ma abbiamo fatto anche delle innovazioni che dei processi in cantina che abbandonano la chimica tout court per andare verso la fisica. Quindi noi due o tre anni fa abbiamo fatto un'innovazione tecnologica in cantina delle presse, che erano presse sì vetuste, però ancora funzionanti, ma che avevano un assorbimento di energia elevatissimo. L'abbiamo sostituito con delle presse, le lavatrici si chiamano 2A, 3A, non ricordo bene il termine, ma dove c'è ad alta classe di efficienza ad alta di energia. Quindi in qualche modo noi abbiamo investito, e in questo abbiamo bisogno oggi, alla luce anche della crisi che stiamo attraversando e che determina innanzitutto la domanda è più bassa dell'offerta, quindi in qualche modo si va a incidere sui valori mercuriali dei prodotti, ma abbiamo bisogno di avere qualcosa di più di liquidità, perché la moratoria dei mutui ci allevia di qualche cosa, ma fino a quando? Dopodiché però noi dobbiamo essere pronti, altrimenti a restituire, a onorare gli impegni che abbiamo assunto, perché altrimenti determiniamo quello scompenso che è l'ultimo pensiero a cui i miei impegni si rivolge. Quindi noi dobbiamo onorare gli impegni presi, e quindi abbiamo bisogno di liquidità e di internazionalizzazione, che è un termine facile da elencare però molto difficile da mettere in pratica. Ecco, io facevo l'esempio per esempio dei siti web, della sì, vendita online. La vendita online è un percorso importante di commercializzazione che io, da quando faccio il presidente, già 10 anni fa, in un consiglio di amministrazione, ho detto all'allora direttore generale: investiamo 50.000 euro per cominciare a fare una rete e-commerce nel mondo. Certo, ci sono lacci e lacciuoli, perché è molto difficoltoso, essendo parlando di alcol, quindi ci sono regole diverse tra i vari territori, sia europei che extraeuropei, quindi tutto il discorso delle accise, del discorso delle dogane, che bisogna rivedere per cercare di sburocratizzare tutti questi eventi che assorbono tante di quelle energie che portano via il tempo e le risorse intellettive ai percorsi di commercializzazione e di espansione, perché la nostra missione è quella di espanderci, di guadagnare fette di clienti, fette di fatturato, e cercare di non mortificare il margine utile netto, cosa che è successo con, come diceva prima il dottor Mancinelli, dice sì, l'Oreca ha fatto delle perdite spaventose, però alcune strutture che erano posizionate sia sulle due linee di vendita, l'Oreca e la GDO, però hanno recuperato, ma non è proprio così. Noi abbiamo mantenuto il botto e l'abbiamo fatto con sacrificio ed orgoglio, però sapete benissimo che il fatturato che scaturisce dalla GDO ha un margine utile netto che è molto più basso, perché lì la partita si gioca sul prezzo, e a volte tu sei convinto di mantenere una commessa e per 0,1 centesimo lo perdi. Per non parlare poi delle cantine che non hanno accesso alla GDO, che hanno avuto gravissimi problemi. Quindi, però questo ha scatenato tutto un meccanismo in cui queste aziende piccole e o familiari sono andate a bussare alla GDO e quindi hanno cercato di sopperire al cash flow, che è l'elemento principe. Dopodiché noi abbiamo bisogno per il futuro, e qui è una richiesta che faccio sia al presidente della BCC di Pescara che al direttore dell'ICREA, è quella di aiutarci nel concetto dell'internazionalizzazione. Noi abbiamo bisogno sicuramente di finanziare le esportazioni, di finanziare gli invecchiamenti dei vini di prestigio, perché questo è un costo, e quindi questo è quello. Sicuramente io percepisco, e lo dico con molta franchezza, questo incontro che sta nascendo è un embrione, speriamo che si sviluppi. Io sto facendo un progetto di filiera nazionale
insieme a un'altra azienda abruzzese, dove non è quello dell'Infi Italia, ma è un 33% a fondo perduto, un 33% a tasso zero e un 33% al tasso più basso. Quindi per un investimento in una logistica importante, che è altro canale importante, la logistica di cui abbiamo parlato, è un elemento importante, perché la logistica oggi rappresenta, se facciamo la somma matematica, forse il 15-20% dei costi, che non è poco, soprattutto in una logistica. Con questa competizione di cui parlava prima il Presidente. Noi ci dobbiamo un attimo fermare per un'altra pausa, poi riprenderemo col dottor Mancinelli, che ci spiegherà anche dal punto di vista nazionale come vede ICCREA questo fermento che c'è in Abruzzo e che insomma abbiamo sentito esprimere proprio negli interventi ascoltati finora. A tra poco. Siamo tornati in studio per parlare con il responsabile dei crediti agrari di ICCREA Banca, Marco Mancinelli, insomma, di questo binomio che abbiamo visto tra mondo del BCC, delle banche di credito cooperativo locali, e le anche grandi aziende dell'agroalimentare sul nostro territorio. Ecco, voi che tipo di supporto a livello nazionale potete offrire rispetto a questi progetti che si sviluppano proprio nei territori? Mi fa piacere, ecco, l'intervento del presidente Borgia, perché di fatto le banche di credito cooperativo in questo momento stanno un po' ritornando a quello che erano un po' molti anni fa. Le BCC nascono come casse rurali artigiane, quindi già dalla denominazione possiamo capire come insomma siano delle banche nate all'interno di un contesto agricolo e comunque di un contesto locale. Sicuramente come ICCREA stiamo cavalcando in maniera ICCREA, ma ovviamente in collaborazione con le banche del nostro gruppo, stiamo collaborando in maniera importante sui contratti di filiera, che sono delle misure agevolative molto simili a contratti di sviluppo che magari in precedenza venivano anche menzionati, insomma, tramite lo strumento di Invitalia, e che prevedono il supporto, ecco, a progetti che abbiano una valenza anche multiregionale, progetti che appunto vedono la condivisione sia delle banche, quindi del supporto bancario, che della Cassa Depositi e Prestiti, che ovviamente è l'ente principe in questo momento, che sta intervenendo in maniera anche importante sulle filiere agroalimentari, dando un sostegno appunto in tandem con il panorama bancario. Sui contratti di filiera c'è anche una partnership con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quindi comunque c'è una componente anche di fondo perduto e di finanza agevolata, che rende degli investimenti assolutamente sostenibili e strategici, e vengono denominati appunto contratti di filiera proprio perché si vuole valorizzare il concetto di filiera agroalimentare, di filiera alimentare, per promuovere dei processi di efficientamento fondamentalmente, ma anche di diversificazione di alcune filiere. All'interno di questi contratti di filiera c'è ovviamente anche una componente di internazionalizzazione. In molti casi vengono promossi e sostenuti interventi appunto volti alla promozione di fiere internazionali, di rilancio sui mercati internazionali, quindi comunque il concetto di internazionalizzazione in questi strumenti è anche presente in maniera importante. Cito anche gli interventi diretti di SACE, che comunque è l'ente dedicato appunto per il sostegno dell'export delle nostre imprese. E poi vorrei segnalare anche una modalità di finanziamento che è sicuramente innovativa nel panorama bancario attuale, che è quella del pegno rotativo. Prima il Presidente Verna faceva riferimento a
ad assistere anche le aziende vinicole nei processi di affinamento. Sappiamo tutti che i processi di affinamento sono processi che assorbono molta liquidità alle imprese e sono direttamente correlati ai tempi di, appunto, di maturazione, di affinamento del vino stesso. In questo senso il gruppo Icrea ha recentemente anche sottoscritto gli accordi di collaborazione con degli enti certificatori che vanno nella direzione di utilizzare questo strumento finanziario, che si, banalmente è un finanziamento con una garanzia sottostante che non è più il classico immobile, quindi la classica ipoteca, ma è un pegno su prodotti agroalimentari, quindi prodotti DOP, IGP, e cosa che è stata anche recentemente sdoganata e appunto promossa dagli enti governativi e dagli ultimi decreti che sono stati emessi, che in sostanza amplia il raggio d'azione a tutti i prodotti a denominazione, quindi si dà la possibilità alle banche di assoggettare a pegno i prodotti delle imprese per poter sostenere la liquidità e quindi l'accesso al credito. È uno strumento alternativo molto interessante, probabilmente visto il momento di eccesso, tra virgolette, di liquidità e di garanzie pubbliche ancora in fase di maturazione, ma è uno dei temi caldi che sicuramente dovremo sfruttare nell'ultima parte, si spera, di questo momento e di questa crisi pandemica. Bene, dobbiamo un attimo accelerare perché siamo quasi in chiusura. Ti aveva qualcosa da aggiungere poi? Rapidamente o altrimenti? No, erano questi due interventi, ecco. Bene, noi la ringraziamo tantissimo, dottor Mancinelli, per insomma aver anche dato una cornice nazionale alla nostra discussione. Volevo però coinvolgere, prima di salutarci, poi arrivare veramente alle conclusioni, Giuseppe Cetrullo, perché aveva parlato molto di internazionalizzazione negli ultimi interventi, poi volevo capire se concretamente nel DNA delle imprese che lei conosce, di cui lei è consulente, insomma, c'è questa esigenza o viene colta davvero come necessità di poter dover giocare necessariamente questa carta. C'è una grande esigenza di esportare, quindi l'esportazione diventa fondamentale per le imprese abruzzesi, e in questo diciamo che siamo bravi, perché le esportazioni, l'indice di esportazione delle nostre imprese è abbastanza elevato. Comunque io volevo, dato che abbiamo parlato di internazionalizzazione e Tonino Erna diceva che sono importanti anche i contributi che arrivano in questo settore, volevo segnalare l'apertura di un bando molto interessante gestito dalla Simest. Quindi il 3 giugno, fra meno di 15 giorni, si riaprirà un bando che ha avuto molto successo e che è indirizzato alle imprese esportatrici. Il bando ha diversi interventi, la principale, quella più interessante, è la patrimonializzazione delle imprese esportatrici, quindi per le imprese che abbiano esportato almeno il 20% nella media degli ultimi 2 anni o il 35% nell'ultimo anno, viene concesso un finanziamento fino a 800.000 euro in rapporto al patrimonio della società, con un massimo appunto di 800.000 euro. Ed è previsto un contributo a fondo perduto della metà, quindi 400.000 euro un finanziamento agevolato fino a 10 anni, di cui 2 anni di preammortamento, 400.000 euro a fondo perduto. L'incentivo prevede anche, tra le altre cose, la possibilità di rendicontare spese per l'export manager, figura molto importante ormai nelle imprese, per la realizzazione di siti web, per fiere all'estero, quindi diciamo è proprio finalizzato all'esportazione, quindi aiutare le imprese esportatrici e quelle del vino, quelle della trasformazione,
sappiamo che hanno molta, diciamo, la loro finalità è quella di attaccare mercati esteri. Quindi io lo ripeto, il 3 giugno, perché poi i fondi disponibili sono sempre purtroppo limitati, quindi è importante presentare la domanda il primo giorno possibile. Bene. Questa appunto risponde a molte esigenze dell'impresa in questo momento. Giusto, è importante dare queste comunicazioni. Io la ringrazio, dottor Cetrullo, perché insomma, ci ha presentato in pochi minuti due strumenti concreti che possono aiutare a risolvere i problemi che molte aziende hanno, problemi di crescita. Però voglio ribadire, Michele Borgia, nel chiudere questo nostro incontro, problemi che sono soltanto di posizionamento di un prodotto che è eccellente, di aziende che ormai hanno un DNA molto forte, solido, in particolare quelle cooperative, non hanno nulla da temere, come diceva il Presidente Verna, di fronte a sfide così impegnative. Allora, il ruolo del mondo del credito, ecco, in questa fase così particolare, voi avete già detto che si tratta di una scelta strategica, quella di questo settore, ma insomma, voglio dire, ma voi avete le spalle così grosse da sostenere anche aziende così grandi? No, il ruolo che svolgiamo noi è anche di collettore e di sollecitatore delle attività di CREA. Noi siamo ben consapevoli delle dimensioni e del principio di proporzionalità che ci deve accompagnare nella scelta dei nostri clienti, ma non disdegniamo interventi in aziende anche molto più grandi perché sappiamo che CREA su progetti che hanno le gambe per camminare, fatti da imprese solide con chiare prospettive industriali di sviluppo, ci accompagna e CREA è la banca di secondo livello delle banche di credito Quindi siete cooperativo. competitivi anche rispetto ai grandi gruppi Se nazionali riusciamo ad essere e internazionali? competitivi, in alcune circostanze abbiamo vinto anche qualche sfida con grandi istituti bancari, proprio grazie al supporto che ci offre il CREA. E soprattutto, insomma, avendo in più il valore della presenza sul Siamo dei territorio e della sensori. facile comunicazione. Verna, ecco, su questo io voglio sentire, proprio lei gestisce una grande azienda, ma è così facile comunicare con le banche in questo periodo in cui le centrali, diciamo, sul territorio sono così decentrate, soprattutto in Abruzzo rispetto a tanti anni fa? Sicuramente negli ultimi anni, con la riaggregazione del mondo della finanza e delle banche, qualche difficoltà l'abbiamo incontrata. Però c'è un problema, che poi alla fine non è un problema, perché quando il protagonista dell'operazione, più che l'oggetto del contendere e la partnership che si cerca di instaurare tra azienda che è stata non esaminata, ma passata al microscopio per la sua Immagino. capacità di essere seria, di poter assumere e rispondere agli impegni che sta per assumere, entra in campo l'uomo. Oggi questa difficoltà, con il turnover che stiamo vivendo, è veramente un po' difficoltoso. Quindi io veramente faccio un invito alle BCC, alle banche del territorio, di cercare di instaurare un dialogo con il mondo produttivo dell'agricoltura, quella buona, perché ce n'è tanta di buona, c'è anche qualche problema sicuramente, e questa pandemia fra qualche mese lo evidenzierà ancora di Certo. più, però oggi io penso che l'interlocuzione con gli uomini del territorio, che hanno dietro le spalle i CREA, che si può dire come il grande gruppo del centro Italia, internazionale che vogliamo dire, oggi può giocare un ruolo importante. Noi ce l'aspettiamo e siamo pronti insieme a voi a fare questa scommessa. Bene, Grazie. io ringrazio Michele Borgia, ringrazio Grazie a lei, direttore. Tonino Verna, ringrazio soprattutto Marco Mancinelli e Giuseppe Cetrullo che sono intervenuti, ci hanno ascoltato e ci hanno dato contributi tecnici molto importanti, oltre che strategici. Grazie a tutti voi, speriamo di aver fatto una trasmissione utile, che insomma abbia dato, spesso non è facile dare proprio delle informazioni così importanti e mirate, ma anche dare un segnale del buono che in Abruzzo c'è, che insomma,
è anche un segnale per tutta la società della reazione che stiamo avendo, della nostra resilienza e capacità anche di guardare al futuro dopo un pagine così difficili e così dolorose, non soltanto dal punto di vista economico, dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista umano e sociale come quelle che abbiamo vissuto. Grazie, arrivederci a venerdì prossimo. Buonanotte.